Sarebbe arrivata definitivamente al capolinea la relazione tra Emma Marone e Fabio Borriello, secondo quanto raccontato in esclusiva sull'ultimo numero di Chi. Le voci di crisi si susseguivano da tempo, sebbene solo a inizio settembre fossero apparse delle foto che li ritraevano insieme a fare spesa al supermercato. Convivono a casa di lei, scriveva ai tempi lo stesso settimanale di Alfonso Signorini, che invece ha ora raccontato in poche righe la presunta rottura. Tutti meritano una seconda possibilità, poi si arriva all'82esima e allora basta. Con queste poche parole, la cantante Emma Marone liquida in modo secco e definitivo la storia con Fabio Borriello, fratello del calciatore Marco. Così la coppia, dopo un anno di tira e molla, è scoppiata definitivamente. Il saluto finale lo ha firmato la cantante, donna decisa nella carriera in amore. Il suo prossimo impegno, nel quale metterà cuore e anima, sarà il suo nuovo disco. Uscita prevista, il periodo di Natale. Chissà se festeggerà da sola e, per il momento, non arrivano conferme ufficiali dai profili social della cantante, che negli ultimi giorni si è limitata a pubblicare immagini e commenti dedicati al successo professionale e all'incisione del suo nuovo album. Un recentissimo post, però, sembra contenere un messaggio sibillino. La scelta è solo tua. Non si vive per accontentare gli altri. Parole che ricordano molto la dichiarazione pubblicata da Chi, anch'essa pubblicata su Instagram alcuni giorni fa. Emma e Fabio. L'amore appassionato dell'estate 2015. Era difficile pensare a un vento di crisi l'estate scorsa, quando i giornali di gossip erano letteralmente occupati dalle foto di Emma e Fabio impegnati in momenti di focosa passione sulle spiagge tra Capri e Salento. Nonostante le numerose effusioni pubbliche, puntualmente immortalate dai paparazzi, quella tra la coppia di amici e il calciatore è stata una storia turbolenta. Si disse che lei l'aveva lasciato dopo l'apparizione di lui a una festa in compagnia di Belen Rodriguez, ex del fratello Marco Borriello, nonché antica rivale in amore di Emma. Vedi alla voce Stefano De Martino, ma poco dopo la coppia riapparve più riunita che mai. Ora, sebbene manchi la conferma dei diretti interessati, pare che dopo 82 possibilità la storia d'amore più appassionata del 2015 sia arrivato il momento di mettere la parola fine. Chi se ne frega.